Ed eccoci qui con Alina. Alina dalla Romania. Romania, che è in sella ad un spider. Sì. Spider. Ecco, quindi una specie di ragno meccanico che inquadriamo meglio da lontano. E questo quindi è a tre ruote? Sì, tre ruote. Victory. Victory è Pavia, team. Victory è il team di questo spider, di questo tipo di moto, che è un prototipo già in commercio. Sì, in tutta Italia. Già, sì. Già è in, sì, sì, sì. Già in commercio. E tu l'hai portato già questo? Sì. È difficile da portare, deve essere divertente anche. Sì. Senti. Facciamo, domani sera un raduno per tutta Roma. Sì, un raduno, cioè fate un di questi, ecco, inquadriamo sì. La ditta che è di Pavia, lui è il proprietario, prego. Ecco, sta brindando, complimenti per la scelta sia della modella e anche di questo. Ci puoi spiegare che cos'è questo mezzo? Allora, sono americani della Can-Am, il nome è Spider, e abbiamo inaugurato proprio lo Spider-Man Club anche a Roma, in questa occasione della fiera. E praticamente sono 120 in Italia ad avere questa nuova passione. È una moto più sicura per chi vuole rinnovare il gioco di guida e per chi vuole sentirsi sicuro soprattutto in mezzo al traffico. Quindi questo si porta, diciamo, è un ibrido tra moto e macchina, possiamo dire, no? Un tre ruote, che in genere in tre ruote due ruote sono dietro, no? Diciamo che come si chiama il trike, no? Trike. La guida è più sono davanti, scusa. Sì, è più sportiva in questo caso, perché riesci a permetterti la staccata e l'inserimento in curva come la macchina, ma col manubrio. Quindi tu freni, carichi la trazione, carichi l'avantreno e ti dà la massima aderenza al suolo e ti permette una guida decisamente sportiva. E vai anche più veloce, più performante, no? Ma sicuramente, un mezzo che arriva a 200 all'ora in un attimo, scarica i 100 cavalli in pochissimo. Ripetiamo il nome di questo, diciamo, il modello, come si chiama? È un Can-Am Spider. Can-Am Spider. Il motore è un 1000 Rotax a 100 cavalli. Limitato 200 all'ora, si guida anche con la patente B, non serve neanche la patente della moto, un'altra cosa bella. Chiaramente col casco, può andare in autostrada come tutte le moto. Il prezzo di questo Can-Am? Il mondo si muove dai 10.000 ai 30.000, perché ci sono diversi modelli. Questa è la sportiva, poi c'è anche la tuning, che invece è completamente diversa, con l'impianto stereo, i bauli dietro, tipo una Goldwing, però sempre a tre ruote.